Salve a tutti, stramadi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Sequestion e oggi siamo di nuovo con Mulet Lovers Ruth Raphael e inizieremo il capitolo 6, perché nello scorso capitolo, insomma, è tutto finito che dovevano fare il duello Aaron e Raphael perché Aaron è stato troppo duro in combattimento con noi praticamente, però Raphael non è che sa che noi stavamo soltanto facendo vedere cosa avevamo imparato. Sta di fatto che niente, io sono curiosa di riprendere. Due cose importanti: primo, se la mia voce è troppo lenta, mettete la doppia velocità; secondo, guardatevi a Boom of Flipperitz perché cazzo dico le cose importanti, le dico le news, quindi fateci un attimino attenzione. Riprendere la storia. Concludi il capitolo. Capitolo 6. Perfetto, nice. Ho passato il resto della notte a cercare risposte. Non avevo ancora risposte, ma all'improvviso mi sentivo più coraggiosa. Quando mi sono alzata dal letto, le cose mi sono sembrate un po' più chiare. C'era ancora un pezzo mancante del puzzle e contavo su Raphael per risolverlo. Ottimista e determinata, lasciai la mia stanza e mi diressi alla biblioteca. Ok. Ciao Raphael, come stai? Sei riuscito a dormire? Ma non ho la benda! Sì, certo, non sei riuscito a passare un po' di tempo nel mondo dei sogni. Sei preoccupata per il duello? Beh, pensarci davvero non ha aiutato. Oh, speravo che non ti preoccupassi così tanto. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Non è la prima volta che io e Aaron combattiamo con le spade. Sei sicuro? È solo che non ho ben capito come funziona. Sai, quando ti ho vista sdraiata a terra, il mio sangue ha cominciato a ribollire. Stavo pensando razionalmente. Quindi mi stai dicendo che ti rendi conto che era una cosa stupida per cui arrabbiarsi, ma combattere lo stesso? Spesso litighiamo, vedi, siamo come due fratelli che si scontrano sempre. Entrambi abbiamo capito che un buon duello vecchio stile è il modo migliore per allentare un po' la tensione che si accumula tra di noi. Non avevo capito che voi due non andaste sempre d'accordo. Non lasciarti ingannare dalle apparenze, è un uomo meraviglioso, è un amico fedele, ma a volte dimentica che la vita è molto di più della semplice sopravvivenza. E dal suo punto di vista deve pensare che tu non sia in contatto con la realtà. Probabilmente hai ragione, siamo come il giorno e la notte, Aaron e io. Con ciò Raphael prese la sua benda e se la fissò sulla testa, sembrava forte e determinato. Beh, non voglio far aspettare il mio amico, vado nella foresta, ti andrebbe di venire. Non ti lascerò andare da solo. Raphael camminava così veloce che tutto intorno a me sembrava sfocato, mentre mi affrettavo a stargli dietro, il momento che temevo era arrivato. Vedo che sei in buona compagnia, Raphael. Non hai paura che sarà delusa quando ti arrendi a me? Succederà, non posso assolutamente perdere con il mio calice qui a fare il tifo per me. È meglio non dire nulla, non voglio aggiungere benzina al fuoco. Va bene allora, Raphael, in guardia, che vinca il migliore. Aiuto, io ho paura. Mentre guardavo con paura, la battaglia iniziò. Gli attacchi di Aaron erano rapidi e potenti, ma Raphael era in grado di schivarli con agilità e grazia sorprendenti. I due uomini continuarono a girarsi intorno. La loro danza odiosa non aveva assolutamente senso per me. A volte mi sentivo come se il mio vampiro stesse per cedere al suo bestiale rivale. A volte mi è sembrato di sentire Aaron ansimare e ho notato un cerrito beffardo sul volto di Raphael. Non muoverti, aspetta solo che finisca, le cose andranno meglio. Ero congelata sul posto, testimone senza parole di una rissa che avrei voluto non fosse mai avvenuta. Poi ho notato una striscia rossa sul terreno dove due uomini stavano combattendo e il mio cuore si è quasi fermato quando ho capito cosa fosse. Il suono dell'urlo di Raphael era semplicemente terribile, era una pura espressione della sua rabbia, frustrazione e dolore. Potevo sentire una forza sconosciuta svegliarsi dentro di me. Non pagherai per questo. Gioia, si è fatto male. Il mio sangue cominciò a ribollire e mi lanciai nella lotta. Ero alimentata dalla rabbia e mi ha dato il coraggio di cui avevo bisogno. Stava a me porre fine a questa follia. Lentamente ma inesorabilmente, non fare movimenti improvvisi ora. Aaron non sembra affatto sorpreso della mia reazione, ha iniziato a girarmi intorno, cercando il mio punto debole. Per alcuni secondi ho tenuto la mia terra contro la potente creatura di fronte a me, la mia terra. Il mondo tacque e mi sforzai di fare respiri profondi e rimanere calmo. Dopo un lungo periodo così, Aaron ha notato qualcosa che si muoveva tra i cespugli e ha girato la testa per indagare, ed è stato allora che ho attaccato. Riuscì a schivare la mia spada all'ultimo minuto, ma la sua mano sanguinava nel punto in cui la mia lama lo aveva sfiorato. Segui il mio calice, vero? Ma ti sto implorando. Oddio, mio Dio, non avevo visto. No, povero Raphael, il suo bel viso, no, non l'ho sfigurato. Ti, tutto bene. No, pure il vestito gli ha macchiato, il sangue non si toglie facile. Soprattutto da questo, deve stare antico, insomma, no.
Ma va pure la benda. Mi dispiace se vi ho spaventati entrambi. Lui è perfetto. Bene, sapevo che non era grave, ma sai qui devo dire che è stato davvero coraggioso da parte tua. Ti lascerò prenderti cura di lui, stai al sicuro sulla via di ritorno al maniero. Ma la sua bellissima faccia! Prima che potessi dire qualcosa, Aaron si voltò e corse nella foresta. Beh, Raffaele è ancora in piedi, ma almeno non c'è più motivo di avere paura. La sua bellissima faccia! Sai qui mi dispiace così tanto, ti ho deluso, mi sento un idiota. No, non preoccuparti, andiamo a fasciarti e dimentichiamoci che questo sia mai successo. Appoggiati a me, ecco qua. Fino ad allora avevo sempre usato un tono molto formale con lui, ma non potevo più farne a meno. Ho iniziato a parlargli come un vecchio amico. Mio calice, grazie mille, signorina. Tu ti stai prendendo cura di me. Hai ragione, non dobbiamo più fingere di essere strani. Ma grazie, ve la stavate quasi per fare. In realtà non so perché siamo sempre stati così formali l'uno con l'altro. Oh, immagino che volevo solo mostrarti il rispetto che meriti, ma sembra che abbia sbagliato a chiamarti signorina per tutto questo tempo. Shh, la cosa più importante in questo momento è ripulire quella ferita. Dai, torniamo al maniero. Sembrava che ci fosse voluta un'eternità per tornare indietro. Raphael cominciò a sentirsi molto pesante, appoggiato sulla mia spalla. Avevo bisogno di me e io dovevo essere più forte di lui. Forte per lui. Ci siamo fatti strada lentamente attraverso la foresta. Deve essere stato uno spettacolo pietoso per tutte le creature notturne che ci osservavano dai cespugli. Il sole sorgerà presto, sembra che le nostre notti insieme siano state interrotte ultimamente, come storie senza fine. È un bene che sia quasi finita, Aaron. Non preoccuparti per Aaron, conosce la foresta come le sue tasche, non andrai incontro a nessun problema. Ad ogni modo, grazie per il tuo aiuto. Che notte, un gentiluomo che ho scoperto di essere, ti lascio riposare per un po'. Non mi chiama più signorina e mi sembra così naturale, come se fossimo molto più vicini ora che ha lasciato le formalità. Non ho intenzione di lasciarti così, vieni con me nel mio bagno, lasciami almeno disinfettare la tua ferita. No, no, hai fatto abbastanza per una notte, non voglio essere un peso, è questo che stavi per dire, non essere sciocco. Ancora una volta, se la voce della ragione, va bene, stanotte mi aggrapperò a te come una vita su un traliccio. Traliccio. Nella pallida luce dell'alba ho tamponato delicatamente la pelle vellutata di Raphael finché non è stata pulita. La spada di Aaron aveva appena sfiorato la pelle bianco-perla della sua guancia sinistra. Tra pochi giorni il duello sarebbe già un vago ricordo nelle nostre menti. Per tutto il tempo nessuno di noi ha detto niente. Era torso nudo, mi dava le spalle. Voglio vederlo, voglio vederlo. Quando si è girato, ho capito dal suo sorriso timido che aveva voglia di parlare. Per favore, smettila di sospirare. Che carino. Smettila di sospirare così, non è così grave, specialmente per un vampiro. Ma perché c'ha la mano così? Anche nella vita normale ce l'ha. Ah, che figo! Allora, quando c'ha praticamente l'avatar normale, c'ho il braccio che gli va tipo nel fianco, mentre così c'è la che ci va qui. È carina, dai! Per favore, smettila di sospirare così. Non è così grave, specialmente per un vampiro. So che aspetto a una vera ferita, e questa non è di certo una. Come quello che è successo ai tuoi occhi, non mi hai mai veramente detto come ti sei fatto male? Vero, forse ora è il momento giusto. Te lo devo almeno. Una ricompensa così strana per tutto quello che hai sopportato stasera. Comunque, se proprio vuoi saperlo. Sì, lo so, sento che mi aiuterà a conoscerti meglio. Ah, la catarratta. In modo egoistico, spero che non mi amerai di meno dopo aver sentito quello che ho da dire. Comunque sia, questa è la mia storia. Sì, dai, parla. Ho perso i miei genitori in tenera età, ma non sono cresciuto da solo. Ma perché si è rivestito così? Mentre il resto della mia famiglia discuteva su cosa fare con me, ho trovato un amico tra gli ex apprendisti di mio padre che è diventato un fratello per me. E ora è di nuovo nudo. Vabbè. Quindi quando è morto tuo padre, i tuoi apprendisti sono rimasti senza maestro? Sì, ma questo apprendista era diverso dagli altri, non ha cercato di liberarsi di me, invece mi ha aiutato a raggiungere la grandezza. Fin dall'inizio, quando vivevamo ancora a Perugia, dipingevamo insieme. Ed era sconvolto quando alla fine hai deciso di andare per la tua strada? No, non lo direi. Meg è stata quella che ha iniziato a creare problemi tra noi, non è stata colpa sua, non voleva fare del male. Quindi eravate entrambi innamorati di lei, è per questo che hai litigato con lui. All'inizio noi tre eravamo inseparabili, tutto andava bene all'inizio, ma dopo tutti quegli anni di felicità la questione della vita eterna ha cominciato a dividerci. Quando Meg alla fine ha confessato di essere un vampiro, semplicemente non ce la faceva, qualcosa scattò dentro di lui, l'ha fatto impazzire, non è più stato lo stesso dopo. Quindi è impazzito, è diventato violento, come era prima che accadesse tutto questo. Era gentile come un agnello, un vero angelo. Passammo alcuni mesi nel vecchio studio di mio padre prima che venissi mandato a studiare sotto il grande perugino, perché la mia famiglia era ricca, capisci? Ma non era geloso nemmeno per un secondo. E lui, quello che è successo, non potrebbe venire con te.
Oh, abbiamo cercato di trovare un altro modo, ma semplicemente non conosceva le persone giuste e inoltre non si curava quasi dei titoli fantasiosi o del prestigio. Ma che dire di quando hai iniziato a firmare i tuoi quadri? Un dipinto può avere una sola firma, quella del maestro, tutti gli altri artisti che potrebbero aver partecipato al suo lavoro alla fine vengono dimenticati. Questo è quello che è successo a mio fratello. E non te l'ha mai tenuto contro, non era amareggiato altro. Mai, mi incoraggiava sempre a spingermi oltre. Mirassi al sole e mi direbbe di raggiungere le stelle. Io no, il sole è una stella. Ogni sera si lamentava che non stavo lavorando abbastanza duramente, è quello che alla fine mi ha convinto a trasferirmi a Firenze e poi a Roma. La cosa più felice che abbia mai visto è stata quando ho annunciato che avremmo dipinto i soffitti di quella città sacra di Roma. In realtà ha pianto lacrime di gioia. Yeah! Ma aspetta, i soffitti di quella città sacra di Roma, ma qualcosa mi dice che lui è Raffaello che ha dipinto le stanze vaticane. Devo averti davvero amato, immagino che volesse vederti e avere successo. Si rese conto che era importante ottenere il riconoscimento nel mondo dell'arte, ma ciò che ha veramente toccato il suo cuore, mentre ne aveva ancora uno, è stata la ricerca della bellezza. Era il genio che tutti ammiravamo, era il mio alter ego prima di morire. Le spalle di Raffaele cominciarono a cedere, sembrava davvero sentire il peso del suo passato. Ho potuto vedere quanto fosse difficile per lui finire la sua storia. Non ho mai capito il suo ragionamento, credo che amasse Meg quanto me, eppure voleva ucciderla una volta scoperto che non era umana. Ho ucciso il tuo amico? Per così tanti anni non abbiamo mai alzato la voce in una discussione, per tanti anni abbiamo condiviso le nostre prove e tribolazioni, ma questa volta abbiamo combattuto. Sai qui, è colpa mia se è morto. Per un attimo il tempo si è fermato, c'era un silenzio terribile nella stanza. Il mio vampiro non aveva nemmeno bisogno di dire le parole ad alta voce, ho finalmente avuto la risposta che stavo cercando. Margherita, il suo primo amore, deve essere morta per mano del suo amico. Oh, non avevo capito. Quindi il tuo amico è quello che ti ha ferito, è da allora che sei cieco. Rita, non sono riuscita a proteggerla e il mio amico ha avuto la mia vendetta, ma non prima che mi accecasse. Ma scusa, non eri un vampiro, non guarivi tipo subito. Qualcosa ancora non ha senso, mi sembra che stia nascondendo un dettaglio e non mi piace. All'improvviso mi sono ritrovata senza parole, tutto quello che potevo fare era tenerlo tra le braccia e cercare di proteggerlo dagli orrori del suo passato. Il mio vampiro era già esausto nel suo duello con Aaron e ora stava lottando con i suoi demoni personali. Sapevo di avere un modo per aiutarlo, ma cosa potrei fare? Se piego la testa per esporre il collo senza dire niente, forse capirà. Sembrava aver capito il mio punto. Come per ringraziarmi, mi accarezzò la mano per un momento prima di iniziare il nostro rituale familiare. Questa volta il morso era finito prima ancora che mi rendessi conto di quanto fossi stanca. Ma Rafael non mi ha lasciato andare subito, rimanemmo un po' dove eravamo, tenendoci l'un l'altro. Quando finalmente il mio vampiro si alzò in piedi, il sole era già sorto, mi ha dato un bacio gentile all'angolo della bocca e ho capito che era ora che an se ne andasse. Sapevo che sarebbe stato ancora mio quando sarebbe scesa la notte e io sarei ancora sua, ma ho anche capito che aveva bisogno di un po' di tempo per dire addio alle persone che un tempo amava. Mi ritrovai sola con i miei pensieri, ad asciugare le gocce di sangue che il mio amato aveva lasciato sulla mia pelle. Ne ha passate tante nella sua vita, ora capisco perché a volte può essere così nostalgico. E capisco perché può essere così protettivo con me, come quella volta dopo la festa di Beliat. Spero che non correrà rischi inutili con questo assassino a piede libero. A volte penso che farebbe di tutto per tenermi al sicuro. Davvero mi ama così tanto? Quanto Margherita? No, certo che no, dai ragazza. Vedi come diventa quando parla di lei, smettila di sognare. Ho perso la vista quando ha cercato di vendicare la sua morte. Non aspettarti che faccia lo stesso per te, anche se è diventato molto violento con Aaron. È stato davvero un incidente quello che è successo la scorsa notte. Sono sicura che Aaron non avrebbe mai cercato intenzionalmente di fargli del male. Ho tante domande, farei meglio smettere di asciugarmi almeno la pelle. Ora che è pulita, tutto quello che posso fare è cercare di dormire un po', mi aiuterà a passare il tempo. Non vedo l'ora che questo giorno finisca e che smetta di sentirmi così. Ok. Camera. Quando finalmente sono tornata nella mia stanza, mi sono resa conto di quanto velocemente fosse successo tutto: il duello, il ritorno al maniero, la confessione di Rafael. Mi sono sentita improvvisamente molto stanca. Mentre mi addormentavo, ebbi la vaga e inquietante sensazione di aver fallito in qualche modo, che avrei dovuto fare qualcosa di diverso. Ero prigioniera dei ricordi di Rafael e mi sembrava di combattere dei mostri giorno e notte. Ah, non ho dormito abbastanza, questo è sicuro, ma forse Rafael è già sveglio, è meglio che vada a vedere come sta. Ok.
In camera di Rafa. Ok, qui e qui. Non sento niente, forse sta ancora dormendo. Entro in silenzio e vedo. Che sollievo, sembra che si senta meglio. La porta si aprì senza uno scricchiolio e in punta di piedi mi avvicinai al letto del mio vampiro dove stava riposando pacificamente. Sospirai di sollievo quando lo vidi. Alle sue orecchie sensibili doveva suonare come una folata di vento perché subito balzò in piedi. Segui, che bella vista con cui svegliarsi, che meravigliosa sorpresa, vorrei poter iniziare ogni notte così. Prima che me ne dimentichi, volevo dirti una cosa, mio calice. Ieri sera mi sono imbattuta in Ivan mentre andavo a letto. Quando ho superato il mio shock e alla fine ha smesso di brontolare, mi ha detto con aria assente che non c'erano ancora notizie sull'assassino. L'ha sentito da Aaron. Sono sicuro che fosse così. So che Aaron ha pattugliato instancabilmente la foresta e convinto che ci sia qualcosa là fuori. E Ivan che ne pensa? Ha detto. Che ha detto? Era come tirare i denti per convincerlo a parlare, ma dopo un po' ammise che la foresta poteva non essere il posto migliore dove guardare. Sembrava pensare che Aaron avesse visto fantasmi ultimamente. Intendi veri fantasmi o. Per quanto mi riguarda, i fantasti esistono solo nella mente degli umani, ma non posso pretendere di sapere tutto sul regno della notte. Quel suo sorriso malizioso, irresistibile. Quindi non abbiamo davvero fatto progressi. Beh, grazie per avermi tenuto aggiornata. Ora che abbiamo tolto di mezzo quella delicata questione, possiamo goderci il resto della notte insieme. E inoltre c'è qualcosa che volevo darti da un po' di tempo. È molto carino da parte tua, è molto gentile, grazie. Il tuo piccolo regalo mi ha portato tanta gioia e volevo fare lo stesso per te. Di cosa sta parlando? Perché il mio cuore improvvisamente batte più forte? Smettila, ragazza, non lasciarti trasportare. È un piccolo braccialetto, niente di prezioso ovviamente. L'ho trovato un giorno sul ciglio della strada, ma mi è sempre piaciuto. Grazie, grazie mille, Rafael, è bellissimo. Ma perché me lo dai se ti piace tanto? Quando l'ho trovato ero in un luogo molto buio, avevo perso tutto e vagavo senza meta. Non ero nemmeno sicuro di voler continuare a vivere. Non è passato molto tempo dalla morte di Meg, mi sentivo solo e impotente, come un mostro orribile. Questo braccialetto credo sia stata l'unica cosa che mi ha tenuto aggrappata alla vita. In primo momento ho cercato di trovare il suo proprietario per poterlo restituire. Ma dopo un po' ho cominciato a pensare che non fosse una pura coincidenza che l'avessi trovato. Forse ne avrei avuto bisogno un giorno. E ora sono sicuro, era destinato a te, Sequi, come il mio cuore. Che cosa carina. Mio calice, so di avere una mente contorta e continuo ad essere torturato dal mio passato, nonostante i miei migliori sforzi per il contrario, ma spero di convincerti che queste nuvole oscure non oscureranno mai la luce del mio amore per te. Per favore, accetta questo dono come pegno del mio amore per te. Fece un passo verso di me e io chiusi istintivamente gli occhi. Potevo sentire le sue dita scorrere lungo il mio polso, guardandomi dolcemente con l'aria con l'altra mano per esplorare la curva del metallo e della pietra preziosa. Il mio cuore ha cominciato a battere più forte e potevo sentire le farfalle nello stomaco. Quando ho aperto gli occhi, era dietro di me, non potevo vederlo, ma potevo sentire il suo corpo a 1 cm dal mio. Devo davvero fare un passo indietro, solo un po', così posso sentirlo contro di me. Il mio corpo ha iniziato a rispondere non appena il pensiero ha attraversato la mia mente. Non c'era più spazio tra me e Rafael. Dopo un attimo mi mise la mano sotto il mento e iniziò a far scorrere le sue dita lungo il mio collo e le mie spalle. Poi ho sentito le sue mani scivolare sotto il mio top e sfiorarmi la pelle. Questa sensazione dentro di me non dovrei resistergli. Per un po' rimasi immobile come una statua mentre esplorava ogni centimetro della mia pelle, ogni segno di bellezza, ogni cicatrice. Si stava avventurando in un nuovo territorio e mi piaceva la sensazione di resa completa e innocente. Mi veniva la pelle d'oca e il mio respiro accelerava ogni volta che mi sussurrava qualcosa all'orecchio. Questa curva qui è così graziosa, questa valle nascosta. E quella è una cicatrice o una stella cucita nella pelle del tuo ventre? Le tue cosce sono sempre così morbide. È cringe se fai queste descrizioni a voce, ok? Che sei cieco, ma è cringe, pensalo e basta. Sei così umana, piena di protuberanze e avvallamenti, segnata dalle prove della vita. Sei così umana, com'è umano lei? Così umana e così bella nelle tue imperfezioni, sai, qui ti amo. Poi le cose hanno iniziato a diventare calde e pesanti, la dolce melodia che stavamo suonando iniziò ad accelerare, il ritmo divenne sempre più staccato. Era sopra di me e dentro di me. Cosa? Aspetta, in che senso? Ma perché saltano le descrizioni? Già che sono descrizioni, diciamo, un po' fatte a cazzo di cane perché sono molto velate. Quindi, già, un punto a sfavore. Però se poi mi salti i passaggi, insomma.
Ero sopra di lui, allora, era sopra di me e dentro di me allo stesso tempo. Fino a qui uno può immaginarsi. Ero sopra di lui e tutto intorno a lui. Sei diventata aria. Le nostre mani rimasero unite mentre i nostri franchi si muovevano all'unisono. Ah no, vabbè, stanno scopando semplicemente, ok. Mentre la melodia saliva sempre più in alto, l'ho portata al limite con un tremendo crescendo. Queste metafore con la musica. Non lo so, mi ha improvvisamente capovolta, la sinfonia è finita su una nota fortissimo, fortissima, il tempo sembrava essersi fermato e il silenzio risuonava nell'aria. Nessuno di noi poteva muoversi dopo il nostro appassionato concerto, mi sono addormentata sdraiata accanto a Raphael. Tutti i miei dubbi sono scomparsi e ho dormito come una bambina. Era bello e caldo nel suo letto ed ero confortata dal fruscio che faceva le sue lenzuola ogni volta che si girava. Raffaele era già sparito quando mi sono svegliata. Forse l'avrei trovato in biblioteca. Ma cazzo, ma perché sparisci? Tanto siete sempre nella stessa casa. Ma aspettatevi, oddio. No, comunque. Breve commento di questo coito con Raffaele il calice. Boh, no, non lo so. L'ho trovata sinceramente un po' cringe nelle descrizioni. Ok, che la B-Move non ha mai detto molto palesemente. Ha preso il cazzo e gliel'ha infilato. No, non l'ha mai detto una cosa del genere. E fino a qui ci sta. Però anche in Dolce Flirt nel Daria. Ok, velato fino a un certo punto. Però qui è proprio. Non lo so. L'ho trovata una metafora che secondo me è ricaduta un pochino nel trash. Però, boh, fatemi sapere. Forse perché è la rozza di Ravel, perché in quella di Ethan era un po' poco meglio. Biblioteca, son confusa, capitemi. Beh, non è qui, va bene, non mi sentivo così bene da molto tempo e non mi dispiacerebbe un po' di compagnia. Deve esserci qualcuno in giro. Andiamo al parlore. Non mi hanno sentito entrare. Ah, sembra che stiano litigando. Farà, oddio, sì. So che hai delle responsabilità qui, Aaron, ho capito, ma sono sicuro che non ti sei dimenticato da dove vieni e non credo che tu voglia voltarci le spalle. Ehi, sembra che abbiamo compagnia. Farà e segui. Lei sa bene quanto me che a volte è meglio lasciare il passato nel passato. Ciao, segui. Forse puoi convincere questo scemo che non dovrebbe rinunciare ai suoi sogni solo perché è un vampiro? Non sono sicura di sapere abbastanza sui vampiri per rispondere alla tua domanda. Non c'è bisogno di essere timidi, non mordiamo. Dici cosa ne pensi. Forse hai di meglio da fare. Beh, avevo voglia di parlare con qualcuno e per una volta Aaron non sembra darmi consigli. Forse hai bisogno di guardare al futuro se vuoi continuare ad andare avanti nella vita, sai cosa intendo? Grande, sei stato di grande aiuto, Sekui. Devo ancora pensarci, ma non andrò da nessuna parte finché non scopriremo chi ci sta causando problemi qui al maniero. Sono davvero partito con il piede sbagliato con Aaron. Lo so che può essere un po' brutto, ma non è così cattivo come pensavo. Ah, è sempre la solita vecchia storia. Stiamo parlando di vampiri che sono vivi da secoli, Aaron. Non sono bambini indifesi. Sono sicuro che possano farcela senza di te. Ho appena preso il raffreddore. C'è una corrente d'aria nella stanza. Mi gira la testa, Raphael. Che sta succedendo? Aaron, farà, mi dispiace tanto, ma ora devo andare. Arrivederci. Oddio, mi sentivo come se un'orribile creatura divina mi stesse schiacciando con la sua aura malvagia. La mia vista è iniziata a diventare sfocata e riuscivo a malapena a dare un senso a ciò che stava accadendo davanti a me. Un secondo ero alla porta e quello dopo a pochi metri di distanza, fissandomi negli occhi. Tutto quello che potevo vedere era il suo sorriso beffardo, sembrava riconoscermi. Bene, bene, cosa. Oddio, e chi è sta qua? Oh mio Dio. Bene, bene, cosa abbiamo qui? Qualcuno mi ha tenuto segreti. Oddio. Sono il calice di Raphael e la legittima proprietaria di questo maniero. Tu chi sei? Potevo sentire la mia voce gonfiarsi come un'onda su un mare in tempesta. Per un secondo ho pensato che avrei potuto intimidire la creatura di fronte a me. Interessante, interessante. Non sei fragile come sembri. Non ti dirò il mio nome, ma ti dirò questo. Venga in pace, non hai niente da temere da me. Nessuno ti ha parlato di me, che peccato. Ho cercato di parlare dolcemente con i ragazzi da quando sono arrivata qui. C'è Aaron, ovviamente, ma anche il vecchio Vladimir Brontolone. Lei li conosce? Potrebbe essere una loro amica? Conosci tutti qui? Certo, passo spesso in questo vecchio posto. Ma questa conversazione sta iniziando ad annoiarmi. Me ne vado, tesoro. Forse mi vedrai di nuovo nei tuoi sogni, non si sa mai. Che diavolo? Sembra che ci siano molte cose che ancora non so di questo posto. Dovrò chiedere a Raffaele una spiegazione, cioè se riesco a trovarlo.
Cioè, cocotte. Era davvero strano. La sensazione spiacevole che sta iniziando a svanire. Forse era quella creatura che ho visto. Comunque mi chiedo dove sia Rafael. Ci siamo persi solo l'un l'altro. Forse è tornato nella sua stanza. Andiamo a cercare Rafael. Gioia. Gnappete. Rafael, sei qui. Non c'è nessuno in giro e la sua porta è chiusa. Ci dobbiamo proprio perdere. Non posso continuare a correre in questo modo. Leggerò un po' e forse verrà domani. Verrà a trovarmi. Verrà domani, ma dove l'ho letto? Me lo sono sognato. Ho scelto il libro a caso da uno degli scaffali della biblioteca. Sapevo che era solo una scusa per sognare ad occhi aperti mentre iniziavo a leggere le pagine senza capire. Eravamo così legati ieri. Mi chiedo quale quadro potrei descrivergli oggi. O forse potremmo provare a disegnare di nuovo insieme. Potrei anche andare in città e a comprare dei colori. Anche se forse non è il momento migliore, con quel pazzo a piede libero e poi di notte sarà tutto chiuso. Ho davvero bisogno di imparare a usare i miei poteri, cioè se Raffaella ha ragione io ho abilità speciali. Nel frattempo immagino di dover confidare che gli altri sappiano cosa stanno facendo, ma questa cosa va avanti già da troppo tempo. I miei pensieri erano dappertutto e non riuscivo a concentrarmi su nulla. Prima che me ne rendessi conto, la notte era finita. Oh, credo di aver perso la cognizione del tempo. È così tardi e non ho ancora avuto notizie da Rafael. Vale la pena controllare il maniero un'ultima volta o dovrei semplicemente tornare nella mia stanza? Non dormo molto ultimamente, forse è per questo che sono così di cattivo umore. Siamo al parlor. Non c'è nessuno qui, non posso crederci. Rafael è uscito, ma dove? Perché non me l'ha detto? Sta qui, sembra un po' persa. Io sto solo cercando Rafael, l'hai visto oggi? No, perché me lo chiedi? Non eri con lui? No, non lo vedo da ieri, sembra tutto a posto. Sembrava tutto a posto. Oh, sai, a volte è così, un giorno ti adorano e il giorno dopo cambiano idea e puff, si dimenticano completamente di te. Non so io. Sembra ancora più depresso di me, va tutto bene. Sì, non preoccuparti per me, penso solo di aver bisogno di riposarmi un po', buona giornata. Probabilmente dovrei fare lo stesso, devo smettere di essere ossessionata e andare a letto. Domani sarà un giorno migliore. Nappede. Probabilmente sono solo esausta, dovrei dormire un po'. Beh, Rafael non si trova da nessuna parte, immagino che non ci sia motivo di preoccuparsi, devo solo smetterla di stressarmi per lui. Mentre fissavo il soffitto, improvvisamente mi venne in mente che Rafael non era mai che scomparso come sì prima. Mi faceva male tutto il corpo e mi sentivo male allo stomaco, ma in qualche modo riuscii ad addormentarmi velocemente. Ero nella sua camera da letto, potevo vedere la luna splendente attraverso la finestra. Poi qualcuno è entrato e mi sono girata per vedere chi fosse. Ma non era lui, era una bella donna, mi ha sussurrato qualcosa. Ma non riuscivo a sentire, quindi mi sono avvicinata a lei, sempre più vicino. Alla fine le sue parole sono arrivate alle mie orecchie e mi sono subito pentita di sentirle. Ora puoi andare, non ha più bisogno di te, sono tornata. Oddio, mi sono svegliata sudata e fredda, è stato un incubo, solo un incubo, ho fatto del mio meglio per calmarmi e fare respiri profondi. Beh, questo è risolto, devo trovare Rafael, basta con questo gioco a nascondino. Oh, ma prima ho bisogno di mangiare qualcosa, il mio stomaco ha fatto strani rumori. Ok, andiamo in cucina. Rafael, come stai? Sei qui, se vuoi scusarmi, non ho molto tempo da perdere. Ieri ti ho cercato dappertutto, dove eri? Ho la sua del maniere, avevo bisogno di stare da solo, lo stesso vale per stasera, possiamo parlare più tardi. Cosa sta succedendo con lui? Oh, va bene, buonanotte, Rafael. Se non vuole vedermi, non ho intenzione di insistere, aspetterò solo che si riprenda dal suo cattivo umore. Prima di andare voglio dirti una cosa, preferirei che restassi dentro nei prossimi giorni, c'è un assassino in agguato e tu devi stare al sicuro. Perché lui... Rafael mi ha voltato le spalle prima che potessi finire, lasciandomi in sospeso. Così, ma cazzo parla, legge. Perché questa cosa così, tipo, ah no, devo andare, addio. Cioè, ma comunicate, Rafael. Potevo già sentire un vortice di emozioni. Se la mia anima fosse un dipinto, sarebbe azzurro pallido con tristezza, rosso vivo con rabbia e giallo intenso con delusione. Giallo, sarebbe gelosia in realtà. Ma alla fine non ho sentito proprio niente. Ero come un guscio vuoto schiacciato sotto il piede di qualcuno. Quanto tempo rimasi nell'ingresso del maniero? Solo e piena di disperazione. Ho bisogno di muovermi, tenermi occupata, fare qualcosa, qualsiasi cosa. Pensavo di avere fame, ma non ero più sicura. Dovrei riprovare a leggere un libro o suonare qualcosa al pianoforte. In cucina? Sono andata un po' in cucina, cercando di convincermi che sarei stata in grado di trattenere un po' di cibo. Ero così assorta nei miei pensieri che all'inizio non l'ho nemmeno notato.
Aaron, ma cosa stai facendo con quel bicchiere in mano? I vampiri non dovrebbero bere sangue. Sì, ma ogni tanto bevo della birra e stasera ne avevo proprio bisogno. Sembra che anche a te potrebbe servire un drink. Cosa c'è che non va? Rafael, penso sia sconvolto, ma non so perché. Aaron può essere così premuroso a volte, è carino. Aaron sembrava sinceramente interessato ad ascoltare le mie preoccupazioni. Sentivo di potermi aprire con lui. Cosa te lo fa dire? 2 giorni fa tra noi andava tutto bene, poi ieri è scomparso e quando l'ho visto oggi non ha voluto parlarne. Perché ti dà fastidio? Non capisco proprio. È solo che, beh, non è da lui. Come per magia sul tavolo davanti a me apparve improvvisamente una birra. Così, puff, magia. Non ero nemmeno sicura di volerla, ma in ogni caso era bello che mi offrissero da bere e il gesto stesso mi ha portato un po' di conforto. Ascolta, so che preferiresti passare del tempo con lui, ma non pensarci troppo. Anche se non ha voglia di parlare, non significa che abbia smesso di amarti, ma allora lo sai che ci piace. Quindi pensi che mi stia dando troppo da fare? Penso solo che stia passando una brutta giornata tutto qui. Inoltre, ormai dovresti essere abituata agli sbalzi rumori di Rafael. È vero, forse hai ragione. Allora perché hai avuto bisogno di una birra stasera? Stesso motivo per te, forse dovrei smettere di essere ossessionato dalle cose. Vladimir si sbagliava, non ha senso sedersi e riflettere sulla situazione. Sto uscendo, buonanotte, segui. Fissai per qualche minuto la bevanda color grano davanti a me. I consigli di Aaron non avevano aiutato e mi sono rifiutata di ascoltare ragioni. Il mio cuore non era ancora in pace. Ah, Aaron ha ragione, vado in giro fuori per un po', forse mi distrarrà dalle cose. Così? Ah no, vabbè. Respirare l'aria fresca della notte mentre guardavo le stelle, per un breve momento mi sono sentita libera. Ma quando ho respirato, un fiume di ricordi mi è tornato in mente. Anche il giardino mi ricordava Rafael. Ancora una volta potevo sentire il peso della situazione sulle mie spalle. Il consiglio di Aaron è stato come un cerotto su una ferita aperta. Non passò molto tempo prima che le sue parole cominciassero a sembrare un eco lontano. Non capisco, non è normale. Che ti succede, Rafael? Sei solo di cattivo umore o ti senti geloso? Era qualcosa che ho detto. E se è arrabbiato con me, perché non dice semplicemente qualcosa? Qualcosa a che fare con Margherita o con me? Cosa avrei potuto fare per farla arrabbiare? Stavo borbottando ad alta voce, come se le creature della notte potessero sentirmi, ma le mie domande sono state accolte con il silenzio. Stavo per arrendermi quando mi venne in mente un pensiero orribile, si contorceva nella mia mente come un serpente. E se Rafael si fosse finalmente preso il tempo di ascoltare il suo cuore? E se il mio vampiro si fosse reso conto che per lui non ero altro che un posto? Se il suo amore per me fosse stato solo un'illusione, una fantasia passeggera? Concludi il capitolo. Allora, sinceramente anche a me sta iniziando un attimino a scocciare questi continui sbalzi di Rafael che vedo, prima è tipo tutto carino, tutto grazioso e fa no, segui, ti amo, così sei la musa della mia vita, sei bellissimo e tutte cose e poi praticamente fa no, aspetta, lasciami da solo. Quindi cioè, sì, da un punto di vista dà fastidio anche a me, sinceramente. Non so cosa pensare. Mi ricorda da questo punto di vista molto Leiftan. Che sì, ti adoro, sei bellissima, fantastica e tutte cose, però via. In certi momenti, quindi, boh, non so cosa pensare. Mi intriga questa cosa con Margherita perché non so, da quello che ho capito ora è come se fosse in qualche modo tornata. Però non so, mi sembra improbabile. Però, boh, non so, cioè, mi incuriosisce ovviamente, quindi vedremo. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!